Probabilmente una delle più grosse miopie è quello di non rendersi conto che, come esiste un mondo materiale, fisico, esiste al contempo un mondo spirituale, invisibile, una dimensione che sfugge ai nostri cinque sensi. Ecco che la parola di Dio ci fa luce su questa realtà. Tanto è vero che l'Apostolo Paolo precisa che il nostro combattimento non è contro sangue e carne, cioè contro le persone, ma piuttosto contro delle forze, dei principati, degli spiriti. Ecco perché tante volte noi vediamo, come nel corso della storia, molti eventi sfuggivano a coloro i quali loro stessi ne erano protagonisti. Faccio un semplice esempio. Nel momento in cui si esclude la realtà del trascendente, ecco che l'uomo, nella sua superbia, crede di risolvere le problematiche solo da un punto di vista materiale. Faccio l'esempio dell'oppressione della monarchia francese, è stata, come dire, divelta, è stata sostituita da che cosa? Dalla rivoluzione francese, che è diventata ancora più agghiacciante, ancora più oppressiva, ancora più terrificante. Perché? Perché si è escluso il creatore, le sue leggi, la sua sovranità, si è escluso quelli che sono i principi, la visione che il creatore ha per l'uomo nel suo buon disegno. Nel momento in cui facciamo un esempio di un'altra oppressione come la monarchia zarista, è stata sostituita con che cosa? Con una rivoluzione che prometteva, diciamo, libertà, giustizia, diritti, ma poi è diventato qualcosa di estremamente terrificante, ovvero sia l'oppressione bolscevica. Quindi ogni qualvolta l'uomo, questo è storicamente provato, vuole mettersi al posto di colui che soltanto è l'unico legislatore, ovvero Dio, il creatore, ecco che l'uomo veramente scivola da abisso ad altro abisso. Questo vale soprattutto anche per l'uomo contemporaneo, che si trova di fronte a sfide inaudite, guerre continue, situazioni che comunque sia, per certi versi possiamo anche ricordare che erano state profetizzate, ma possiamo dire che si nota il problema, ma non si capisce qual è l'eziologia, l'origine, la diagnosi giusta. La diagnosi è una sola: è il peccato nel cuore degli uomini. E il peccato etimologicamente significa mancare il bersaglio, quindi non fare centro. Centro in che cosa? Nel buon proposito che il creatore ha per la sua creatura. E questo buon proposito è esclusivamente in Cristo. Quindi non si tratta di una questione religiosa, ma si tratta di riconoscere l'unigenito figliolo di Dio, che il Padre, che Dio ha mandato per la salvezza dell'umanità. Quando si rifiuta e si dice no a Gesù, si dice no alla vita. Cosa rimane? La morte. Quando si dice no a Gesù, che è la luce, cosa rimane? Rimangono tenebre, tenebre fitte. Quando si dice no a Gesù, che è l'amore, la misericordia, la compassione, cosa rimane? Rimane purtroppo l'odio, la violenza, la sopraffazione, l'ingiustizia. È tutto quello che noi vediamo nel cuore di uomini che hanno detto no al Signore e che gestiscono le leve del potere. Ecco perché la vera, la unica rivoluzione che, diciamo, veramente può produrre qualcosa di buono è la conversione, cioè il riconoscere, il ravvedimento è riconoscere di essere in una via sbagliata, di non andare nella direzione per il quale, diciamo, è stato voluto il mio destino, e praticamente tornare indietro, come dice la scrittura, dalle nostre vie malvagie per volgerci a colui che ci ama, a colui che vuole il nostro bene, a colui che ben ci consiglia, l'Eterno, il Signore, il Dio. Quindi nel momento in cui mi sfugge questa semplice realtà, mi sta sfuggendo il tutto. Io più volte personalmente cerco di richiamare all'attenzione che in realtà
le guerre, le sopraffazioni, le oppressioni che noi vediamo in giro, tanto per intenderci, sono, come dire, il sintomo, gli effetti esteriori di qualcosa che è più profondo e ben radicato nel cuore dell'uomo, ossia la sua lontananza dal Creatore, la sua lontananza da Cristo il Salvatore. C'è una bellissima preghiera antica dove chiama il Signore in propria protezione ed è chiamato con uno dei più bei nomi che abbia mai sentito rivolti a Dio. O Signore, Dio nostro, amico degli uomini. Sì, veramente Dio è amico degli uomini. Sono gli uomini che, avendo amato questo mondo, si rendono volontariamente nemici di Dio, rifiutando la sua amicizia, la sua paternità, il suo amore sconfinato che è stato manifestato una volta e per sempre al Calvario, quando Gesù Cristo si offrì volontariamente per la nostra salvezza. Questo è l'apice dell'amore di Dio. Più grande di questo amore non è possibile trovarne da nessuna parte del mondo. Quindi che il Signore possa richiamare sempre più i cuori degli uomini a ritornare al Signore, finché il tempo della grazia è ancora aperto, finché il tempo della grazia lo consentirà, perché alla fine della storia i destini saranno tratti e ciascuno, naturalmente, si avvierà verso quello che avrà scelto oggi nella vita. La vita è il luogo, è il tempo, è il momento della decisione. Ecco perché sta scritto: oggi è il giorno di salvezza. Se ascolti queste parole, non indurire il tuo cuore, ma accogli la salvezza, ma torna indietro dalle vie malvagie. Alleluia, ritorna colui che ti ama, che ti ha talmente amato da dare il suo unigenito figlio, Gesù Cristo, affinché chiunque creda in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Che Dio ti benedica.